Stimați telespectatori, vă salut cu mare drag din sala Palatului Republicii, aici unde are loc cea de-a doua zi din cadrul Săptămânii Limbii Italiene în Lume, ediția numărul 22, care are ca temă în acest an limba italiană și tinerii. Subiectul de azi este asistența refugiaților ieri și azi, urmat fiind și de momente artistice excepționale. Benvenuti. Oggi parleremo dell'assistenza ai rifugiati ieri e oggi. Un applauso per favore. In questa occasione salutiamo la presenza dell'ambasciatore della Repubblica Italiana nella Repubblica di Moldova, Sua Eccellenza Lorenzo Tomassoni. Salutiamo la presenza della professoressa Lorella Francarli, la presenza di Marco Buono, la professoressa Olga Irimchuk, la signora Giulia Re e la presenza del signore Don Sergio Bergamin. E la presenza di tutti gli studenti degli entrambi Atenei, cioè l'Università di Stato della Repubblica di Moldova, l'Università Pedagogica di Stato Ion Krang e gli studenti dei licei Lucian Blaga e Berezovski. Innanzitutto voglio ringraziare per essere stato invitato, mi fa molto piacere poter essere presente qui, è anche una occasione bellissima quella di poter usare la propria lingua come una specialità, come una cosa importante. Il nostro lavoro consiste nel assistere in momenti di crisi che noi definiamo creati dall'uomo, nel senso che ad esempio noi non interveniamo in casi di disastri naturali, non è la nostra specialità quando c'è un'alluvione, quando c'è un terremoto, la nostra specialità è aiutare quando una crisi è creata dall'uomo, questo significa sostanzialmente nel nostro caso quando c'è una situazione di violenza, quindi ci sono guerre civili, ci sono scontri armati, ed è questo il motivo per cui dalla fine di febbraio siamo anche arrivati qui in Moldova. Come è scoppiata la guerra in Ucraina nel febbraio, immediatamente con alcuni miei colleghi si sono subito presentati in Ucraina, in Moldova, in Polonia, e lì abbiamo incominciato delle attività. Don Sergio Bergamin, salesiano sacerdote, arrivato nella Repubblica di Moldova nel settembre 2005 per aprire con altri confratelli il centro Don Bosco. I primi rifugiati sono stati gli italiani. Con l'ambasciata abbiamo, il nostro centro accoglie anche, e noi non sapevamo cosa fare. Avevamo 20 letti, alcune camere, e poi soprattutto la cosa bella, abbiamo avuto volontari per 3 mesi dall'Italia. Ogni settimana partivano gruppi di 4-5 persone pronti a lavorare con noi. Era stupendo. E alcuni di loro hanno realizzato questo filmetto. Io magari dico qualche parola durante il film e loro raccontano visivamente la loro esperienza.
sono oltre 25 anni che sono tra la Romania e la Moldavia. Amo molto anche questi due paesi, per cui tante volte mi ritrovo a parlare con la gente nella vostra lingua, però sento che è una ricchezza veramente anche quello che ci diceva oggi, no? Questa cosa qui, soprattutto perché dietro c'è non soltanto una cultura, ma un cuore che è aperto, un cuore che anche è attento agli altri. Credo che l'attenzione soprattutto a chi vive momenti di difficoltà, che sono in questo momento i rifugiati, ma però sono anche tante altre persone che vivono situazioni di fatica, soprattutto in questa realtà dove noi lavoriamo. Noi incontriamo tanti giovani, tanti ragazzi che effettivamente stanno passando grossi problemi, non soltanto economici, ma anche problemi di assenza di famiglie, di difficoltà. Quindi credo che un'attenzione soprattutto da parte nostra, da parte della gente, da parte delle strutture statali verso queste persone è molto importante. Credo che possiamo farlo insieme. Noi facciamo abbiamo una piccola goccia, però in tanti credo che possiamo fare anche un po' di più di una piccola goccia, un lago, un mare, qualcosa di più grande. Un saluto a tutti in sala. Voglio innanzitutto ringraziare l'ambasciata italiana per avermi dato la possibilità di partecipare oggi e di parlare italiano. Io ho pensato di menzionare il tema della migrazione della gioventù, che è un tema molto caro al Consiglio d'Europa. Infatti abbiamo lavorato su questo tema per diversi anni, soprattutto con il collegamento tra il passaggio dei giovani migranti all'età adulta, inclusa una raccomandazione del Comitato dei Ministri che spiega agli stati come dare l'opportunità ai giovani migranti di crearsi un futuro attivo come cittadini nei paesi di arrivo, e anche ovviamente l'importanza della legislazione, dell'educazione, della lotta alla discriminazione e dell'accesso a tutti i servizi e alle necessità pratiche per i giovani migranti in particolare. E a questo sono legati anche i lavori e l'esistenza dei due centri giovanili del Consiglio d'Europa a Strasburgo e a Budapest, che sono comunque il simbolo del lavoro del Consiglio d'Europa con i giovani, inclusi per quanto riguarda i giovani migranti. Ai ragazzi qui presenti del liceo Blaga Berezovsky, dell'Istituto delle Arti e dell'Università Leon Kreanka. Questa è la settimana della lingua e della cultura italiana. Dunque parliamo oggi insieme in lingua italiana, a proposito di cultura, di uno dei valori fondamentali dell'Italia, che è quello della cultura. Questo abbiamo scelto un tema di grande attualità come quello dei rifugiati. E questa è la settimana della lingua e della cultura italiana, dunque il popolo moldavo e quello italiano sono uniti non soltanto dalle comuni radici latine del rumeno e dell'italiano, ma anche da una cultura comune, e un aspetto molto importante è il valore della solidarietà. Solidarietà espressa nei confronti dei rifugiati in fuga dall'Ucraina, vittima di una orribile aggressione. Solidarietà che il popolo moldavo ha espresso insieme al governo moldavo nei confronti di tantissime persone, un flusso inaspettato che non conosce precedenti nella storia di questo paese e al quale l'Italia ha dato il suo contributo a questo sforzo di solidarietà. Oggi abbiamo parlato dell'aiuto che ha dato il governo italiano in termini di beni, 20 tonnellate di aiuti umanitari, autopompe per i vigili del fuoco moldavi, tende per i rifugiati, 20 milioni di euro dati all'UNHCR, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'UNICEF. Partendo da questo avete capito che adesso passiamo alla parte musicale dell'evento di oggi. Oh.
So